Comune di Venezia ringrazia Maurizio e ringrazia Fabrizio per la bellissima iniziativa. Portare qui questa bellissima piazza, tantissimi mattoncini Lego, è un modo di comunicare diversamente a un pubblico inedito, Venezia, ma è anche un luogo per raccontare e spiegare la complessità di questa straordinaria città in cui ogni pezzo è unico nella realtà, ma anche poi qui nei Lego. E poi il tornare a discutere e ragionare con i bambini sulla bellezza della creatività, quindi ritornare al gioco tradizionale, al gioco con le mani, alla costruzione, molto importante anche per le nuove generazioni. Allora, Piazza San Marco è realizzata con 170.000 mattoncini Lego, dovrebbe essere un Guinness dei primati di un privato, una realizzazione più grande al mondo. È grande 2,70 x 105, alta 238 nel punto più alto che era rappresentato dall'Arcangelo Gabriele. Ci sono circa 200 minifigure e circa 50 animali che sono suddivisi tra gabbiani, cani, chiaramente il classico leone e i cavalli della Basilica di San Marco. Pesa circa 90 kg, rappresenta le tre procuratie col campanile di San Marco e la Basilica di San Marco con le famosissime cinque cupole. L'Arcangelo Gabriele in alto, che è rivolto verso la Basilica, e chiaramente i famosissimi bar che riempiono la piazza con i classici mosaici della pavimentazione sia della piazza che delle tre procuratie. Ci ho impiegato 8 mesi, lavorandoci circa 5 giorni alla settimana, ed è il progetto mio più grande a livello monumentale.